La sensazione è che la squadra, diciamo così, abbia vissuto il ritiro a Roma, passatemi il termine, ancora un pochino sotto shock per quello che era stato il risultato, per quello che era successo, diciamo così. In quei momenti ci si auspica sempre un cambiamento radicale, diciamo così, una sferzata. Però io credo che la squadra aveva subito troppo e tutto insieme per poter essere in grado di reagire come io, ma credo come tutti avremmo voluto già da Roma. E confrontando le 2 settimane, devo dire che non c'è paragone, insomma, voglio dire, nel senso che poi la seconda settimana mi sono ripresentato come nuovo allenatore del Palermo perché anch'io avevo dovuto conoscere la squadra, conoscere alcune situazioni, non volevo essere invasivo da subito come magari qualcuno poteva pensare, volevo conoscere perché credo che era necessario far quello. Devo dire che poi, ecco, abbiamo chiarito, diciamo così, tra virgolette, solo alcuni aspetti, almeno in relazione a quello che, non quello che vorrei io, quello che qualsiasi allenatore del mondo vorrebbe dalla propria squadra, che ovviamente nella partita di Roma c'era stato poco o niente di quello che vorrei io. E allora, insomma, abbiamo discusso, anzi, non c'è stata discussione, è stato un monologo. E devo dire che la squadra ha reagito come speravo, insomma. Ho trovato una squadra, secondo me, che si è persa dietro a tanti pensieri. Voi sapete che i giocatori devono necessariamente, anche l'allenatore, per i giocatori, nella maniera più assoluta, essere dentro a quello che è il loro, non lavoro, ma quello che è il loro ruolo. Perché nel momento in cui diventa il loro lavoro, il giocatore non esprime mai al massimo le proprie potenzialità. Se invece capisce qual è il suo ruolo, non in campo ovviamente, insomma, di quello che gli sta succedendo, riesce, a mio giudizio, anche ad essere bravo in campo.